Posta Verifichiamo le connettendo, vediamo, connessioni verifica, and you are broadcast. live, We are live. And you are live, we, eccoci qui siamo in in diretta. diretta. Ma io da qua non vedo i Oh, commenti. No, c'è un primo connesso, poi lo possiamo due. Ciao vedere, sì. Marti, ciao due koala. Ah, Oh, abbiamo un coalino che dell'Australietta. belli qua. Ci abbiamo un colino Oh, dell'Australia. incominciano ad Buonasera. arrivare un po' di gente, qua mi dice che ci Io sono. intanto qua saluto. Oh, io intanto saluto. Buonasera a tutti, Ciao a benvenuti. tutti, benvenuti. Benvenuti a questo Spritz O'Clock number two, numero due. Spritz O'Clock numero due. Un festoso saluto a tutti, volevo fare un festoso saluto a Festoso tutti, saluto a tutti. sia a coloro che ci guardano su Faccia da Libro, sia a coloro che ci guardano su Instagram, con questa, in qualche modo novità, diretta novità. Qual è la grande novità? La grande novità è che per quelli che parteciperanno su Faccia da Libro, spiacenti per gli Instagrammi, ma io so che la gente è bivalente, quindi volendo può saltare da un social all'altro, può fare un salto di Si qua e di chiama là. Flandina. E quindi si nascondono di qua, compaiono di là, si nascondono di qua, vanno di qua. Comunque, su Faccia da Libro, cioè su Facebook, ci sarà la possibilità di ospitarvi, anche live, si intende proprio dalla vostra videocamera da casa. Avremo la possibilità di ospitare gli ospiti in sala studio qua da noi. Di ospitare gli Beh, ospiti. ospitare gli ospiti, chi è che ospiti se non gli ospiti? E quindi, Aspetta, io sto facendo casino cioè, come al solito. dalla sala di regia c'è chi sta facendo casino, ancora non ha iniziato a bere, però non si smentisce mai. In realtà questo è un secondo appuntamento con l'aperitivo del venerdì sera, e vuole essere nulla di più se non una chiacchierata a tema. Non parleremo più di quello che è la situazione che stiamo vivendo. No, Parleremo basta. Di più di quello che è il. Troppa Di ansia, non reggo. che cos'è che devi parlare? No, allora, prima di dire, devo fare due disclaimer. Due. Cioè, tu mi hai Cioè, interrotto per fare dei per disclaimer. fare due Ah, ok, disclaimer. No, quindi. nel senso che l'altra volta, venerdì scorso, era lo Spritz O'Clock number one e quindi avevo un disclaimer da fare. Oggi che è il secondo appuntamento, ne ho due. Intanto saluti a tutti quelli che stanno arrivando ovunque, A adesso me intanto qua. mi stanno arrivando anche richieste su WhatsApp, Io volevo dire per, all'Arianna esatto, Bortolami l'Arianna che che ci sta chiedendo anche a me. raggiunga, le mando il link, direi. Vai, vai di link, spettacolare. Allora le Ah, dico. grandissimo casino. No, allora, due disclaimer da fare. Il primo è che nessun decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Barambani, Mazzanti, viene dal mare, nessun decreto, A conti fatti. a conti fatti, nessun decreto è stato maltrattato per questa diretta. Questo era il primo disclaimer. La numero Il numero uno. Il secondo uno. disclaimer. Oh, ok, Oh, c'è grande Arianna. Ciao Arianna, Arianna, ciao! bene, bene che È ci sei. arrivata anche lei. Il secondo disclaimer è il seguente, ovvero vi ringraziamo dal profondo del nostro cuore di essere qui tutti, nonostante la maratona di dirette social, quindi diciamo sia Facebook sia Instagram, che vi siete cuccati questo pomeriggio. Ci spiace. Però se siete qui sapete che noi siamo da una settimana piantati qua pronti ad aspettarvi e basta, io ho Siamo finito i quel numeri uno, ma comizio. allora, è molto Cosa? bello, cioè, come dire, abbiamo dato spunto anche ad altri per fare questa cosa, ci fa piacere. Io sono sempre quello che dice che se ho delle idee buone, ovvio che vengano copiate, quindi non mi dà fastidio, anzi, mi preoccuperò il giorno che non mi copieranno più le idee, Sì, però. però questo. Cioè, andiamo a Sì, Cesare. no, ma è la tua idea, ma per carità di Dio, non ci mancherebbe. Però c'è una cosa che mi fa arrabbiare, e qui voglio dire, qualcuno che. Ah, no, scusa, interrompo un attimo le trasmissioni. Carla, il nostro posto ai cacciatori. Stiamo aspettando di venire a Bobbio appena Conte dice liberi tutti. Noi siamo già al casello dell'autostrada, il nostro tavolo, un piatto di funghi impanati e fritti,
le patatine per lo zio Gio. Il bracton. Il bracton. No, però voglio dire, cioè, che noi arriviamo, capito il borgo dei borghi, perché noi arriviamo e non abbiamo più il nostro tavolo, questa è una cosa questo che è legata al dito proprio. Torniamo a Roma, cioè, qua addirittura, ok, ci copiano e fanno le... però che da Roma, il giorno che noi facciamo lo spritz clock, alle ore 18, l'ora in cui noi stabiliamo di fare la nostra diretta, quello là che decide da piazza coso piazza si è messo a fare una diretta, ci sono stata una volta piazza piazza del Vaticano, no, piazza San Pietro, Francesco, sì, quello lì, il vestito di bianco che si mette a fare per farci concorrenza una diretta da Roma. Tanto ho visto la piazza è vuota al game show, possiamo andare avanti. quindi eccoci qua, pronti per cominciare. Togliamo il disclaimer. Ok, non c'è più il disclaimer. Non c'è più il disclaimer. Non c'è più il disclaimer. Ci siamo noi e mettiamo questo. Vai. Diamo direttamente e definitivamente il via a Spritz Clock numero 2. C'è solo un modo per dare il via a questa cosa. Ah già, giusto, sto dimenticando. Alla vostra. Alla vostra, con cin. Tutti questi schermi non so più dove guardare. Cin cin, alla vostra, cin cin. Salute. Cin cin. Ricordatevi, l'alcol uccide il virus, quindi non fatevi gargarismi con la candeggina come sta girando in questi giorni, fatevi gargarismi con un po' di sano spritz, fate finta che sia spritz. Alla vostra. Ah, intanto è arrivata anche la Dele, la Sabrina, è arrivata un po' di gente. Bene ragazzi. Siete allora ammessi a questa diretta solo se alcol muniti. E quindi passiamo alle cose serie. Allora, le come cose... state? Come state? Tutto bene? Casa, famiglia, tutto bene? Amici, parenti. Gira gli occhi verso sinistra. Lo so, è che di qua c'ho, ma c'hai ragione, che c'ho lo schermo a destra, al centro e a sinistra e non so... Quello schermo lì non lo devi guardare. Però per i commenti. Ok. Hai ragione, Mara. Grazie che ci sei tu che mi... che mi tieni sulla retta via. Chi è? Mara Pasquetti. Ciao Mara! Mara Pasquetti. Ciao Mara! Come state? Come state? Tutto bene? No, siamo seri. Parenti, familiari, amici, noi non diciamo niente. Non diciamo niente, siamo nella realtà di Varese, una realtà poco colpita, poi non ne parliamo più. C'è più 200 rispetto a ieri. Sì, ma rispetto a Bergamo, rispetto ad altre realtà della Lombardia e rispetto alle nostre terre emiliane, che dire, siamo un'isola felice? Speriamo, non lo so. Perché, anyway, ci auguriamo che tutti voi stiate bene. Detto questo, quando hai finito di darti la cremina... Do la crema perché... sai che c'ho il Renato, che prova a scaldarmi lentamente, metto anche la crema. No, allora, come funziona? Stiamo provando a usare un software, un programma, un coso che permette di avere più persone live contemporaneamente. Come? E perché? Anzi, perché e come? Perché da oggi vogliamo fare un qualcosa che sia un po' meno una chiacchierata nostra fine a se stessa, ma che ci sia un pochino più la possibilità di avere contributi anche da parte vostra, di interazione, anche in virtù del fatto che da mercoledì avremo degli... questo è il mio, Ciccio. Ma parla tu! Anche in virtù da mercoledì non saremo i soli, nel senso che da settimana prossima l'appuntamento ai voi diventa, tanto non c'è niente da fare, diventerà bisettimanale e manterremo invariato l'appuntamento del venerdì sera a Spritz Clock, mentre si aggiungerà un appuntamento in teoria il martedì, poi in realtà sgarriamo già subito e la prossima settimana sarà di mercoledì, perché abbiamo raccolto l'invito, la proposta di nostri amici, collaboratori, docenti da tutto il mondo che vorrebbero essere, diciamo, online con noi, fare una chiacchierata tutti insieme. Per cui per rispettare i fusi orari
teniamo il venerdì sera alle 18, il martedì barra mercoledì sarà in tarda mattinata. Il prossimo appuntamento sarà mercoledì alle ore 11. 11. Alle ore 11. Guarda che bello, sono sul telefono. Sono in studio. C'è qualcuno quale noi. Bello. Però vabbè, di questo poi magari parliamo alla fine e possiamo entrare nel vivo della, sì, della chiacchierata odierna. Cosa ne dici? Assolutamente sì. Prima di cominciare con il tema della giornata è l'esercizio attivo e compliance del paziente. Quindi ci divertiremo a scambiare con voi opinioni su questo tema. Il tema è: ma i pazienti non fanno gli esercizi? E allora cerchiamo di capire se e quando questa cosa sia vera e magari anche capire il perché. Occhio, okay, perché qua... Sì, no, prima di dire questo, come potete vedere nelle linee in sovraimpressione, gli spiega come, come avviene questo fatto che voi possiate intervenire in diretta dal vivo con la vostra videocamera e con la vostra voce. Cioè dovrete mettere nei commenti in basso su Facebook un vostro riferimento, un vostro email, se non siete già nostri contatti. Comunque vi mandiamo un link, voi dovrete fare altro che cliccare su quel link e da quel link arriverete direttamente in trasmissione. Sì, dovrete accettare che si possa usare chiaramente la videocamera e il microfono, dovrete firmare un assegno in bianco, dovrete accettare di offrire alla prossima occasione e poi sarete in diretta con noi. Quindi questa è una possibilità che nelle volte prossime useremo con i nostri docenti per averli in diretta con noi, però già che ci siamo, perché dobbiamo aspettare? Con tutti voi, con tutti voi. Ma chi siete voi? Siete le cose più importanti, altro che i docenti. Tornando a noi, esercizio terapeutico e compliance del paziente. Ti direi, Simone, occhio, perché qui abbiamo in diretta calibri da 90 quando si parla di esercizio terapeutico. Ad esempio la nostra cara Benjo. Ma vieni! Grande Benjo! Venerdì prossimo la Benjo sarà protagonista, perché dovremo parlare di un'altra cosa, ma lo diremo alla fine. Perché e quando i pazienti non eseguono gli esercizi che gli abbiamo in qualche modo prescritto? Quali sono le situazioni in cui voi notate che, insomma, in qualche modo avviene questa cosa? Io intanto guardo un po' di commenti. Vorrei incominciare io e vorrei dire: ma è vero che i pazienti non fanno gli esercizi? Certo che è vero, ma non sempre. Quando succede questo? Io ritengo che il più delle volte sia quando il paziente vive alcune situazioni. La prima situazione è: ha tanti esercizi, tanti inteso come per lui sono troppi, per cui se è una persona che è già predisposta ad avere la scusa pronta, il paziente che Tamar Pinkus definisce il yes but, yes, la persona che ogni volta che tu proponi qualcosa dice sì ma, e se sono 12 esercizi che deve fare tutti i giorni, sì ma non ho tempo. Un po' di verità potrebbe starci. Provate voi a fare 12 esercizi magari più di una volta al giorno. Non è così facile. Non tutti i giorni c'è una pandemia in atto che ti permette di fare 12 esercizi al giorno per 3 volte al giorno. Quindi questa potrebbe essere una condizione, quindi siamo in grado di selezionare gli esercizi adatti. La seconda condizione è quando l'esercizio semplicemente non funziona, ovvero qual è l'obiettivo di un esercizio? Se l'obiettivo dell'esercizio è per esempio risolvere i sintomi e il paziente i sintomi non li risolve, probabilmente dobbiamo rivedere l'esercizio, non è il paziente che non fa l'esercizio. E in quel caso magari fa anche bene non fare l'esercizio il paziente. Quindi questi sono un pochino gli spunti. Come dire, quello che sostengo sempre è: quando io do l'esercizio al paziente e il paziente non fa l'esercizio, è perché più delle volte forse non ho scelto l'esercizio adatto. Abbiamo un altro carico da 90 in termini di esercizio terapeutico. Il benvenuto anche a Francesco Pacenza. Saremo molto contenti di avere anche la tua esperienza, il tuo feedback. Riguardo a quello che dicevi, Simone, non ho ascoltato. Ma dai. Scherzo. Beh, ci sono. C'è poi la situazione
da non sottovalutare, ovvero gli esercizi non funzionano. È quello che dicevo, esatto. Nel senso che a me è capitato di sentirvi dire, parlando di paziente, io do un esercizio, due esercizi al paziente e aspetto 4-5 settimane per vedere se funzionano. Paolo. Allora, 4-5 settimane forse è il tempo necessario per vedere se ho aumentato la forza di un paziente, purché mi faccio un lavoro al 90% del carico massimale per un giorno sì, un giorno no. Allora, forse dopo 4-5 settimane voglio aspettarmi un certo risultato, ma devo essere anche sicuro che abbia fatto l'adeguata progressione del carico. Ma sono questi gli esercizi che diamo a casa al paziente? Però se un paziente arriva da me che ha un problema, io gli do un esercizio, 3 serie da 10 di un movimento di elevazione a caso e aspetto 4 settimane che questo esercizio faccia effetto, io se fossi un paziente non aspetto 4 settimane di farlo Voglio quell'esercizio, il risultato voglio il subito. risultato subito o comunque Non fra cinque non fra cinque settimane. settimane, insomma, mi sembra che spesso il vero problema è che sottodosiamo cioè che l'errore sia nostro, che in quanto fisioterapisti spesso siamo noi i primi a sottodosare l'esercizio che diamo al paziente e per questo motivo spesso e volentieri poi il paziente non vede risultati e lascia perdere, insomma. Questo è quello che capita spesso. È arrivata anche la Berna, ciao Berna, Eccoli, la signora Movita. la signora Movita, abbiamo le signore Movite perché Benjo e Berna, hai voglia qua, il top ce l'abbiamo tutto. Parlando di esercizio attivo, quindi spero che la discussione si sia in qualche modo accesa e che qualcuno voglia prendere parte a questa discussione. C'è un altro aspetto che è quanto noi ci crediamo in quello che facciamo, quanto noi siamo motivati. Quanto noi ci fidiamo dell'esercizio che abbiamo dato al paziente, perché non pensiamo che il linguaggio non verbale nell'esercizio non conti quanto conta nel trattamento manuale. Un altro aspetto, se l'esercizio è la cosa più importante nel pacchetto che io do al paziente di trattamento, perché lascio sempre l'esercizio negli ultimi 5 minuti di trattamento? Cioè prima l'ho smanettato. Ho fatto 4 scrocchioni e poi alla fine, e adesso dai, fai questo esercizio a casa. Palo. No, no, autogol. Questo è un autogol. Questo è un autogol, perché neanche troppo inconsciamente passi il messaggio che diventa un corollario, cioè il cioccolatino di fianco al caffè a fine pasto, non la vera portata, il vero piatto principale del trattamento. Quindi quando si parla anche di effetti, tra virgolette, nocebo dell'esercizio, c'è anche quanto noi crediamo in quello che stiamo facendo e quindi in base a quello quanto riusciamo a motivare il paziente. Come dice giustamente la Benjamin, scusate se guardo questa parte, ma i commenti li sto guardando al mio computer che è tutto dato, quindi. Sì, non possiamo farvi vedere la postazione perché è ricca di schermi e di monitor, proprio manco fossimo Perché più che altro non siamo alla RAI. capaci, cioè allora abbiamo Ma messo qua una roba, fai finta di fare poi io qualcosa vedo, tu spiega tu. non lo spiego io, no, è che sembra di essere proprio all'interno dello studio della RAI. Guarda che col bicchiere qua No, copre no, no, guarda, lo Instagram. tengo con due Ah, no? mani. No, e volevo leggere il commento dell'Angela Scariato, che chiaramente è d'accordo con noi, l'abbiamo pagata per essere Ci d'accordo con mancherebbe, noi, che esatto. dice che bisogna spiegare il focus dell'esercizio. Chiaramente se io dico a un paziente devi fare questo esercizio, ma non glielo spiego, non glielo motivo, non riesco veramente a far capire qual è il motivo per cui gli do questo esercizio, anche qua non riesco a ingaggiarlo. Qui c'è gente che ascolta il Papa, Vabbè, lasciamo stare, lasciamo stare. giustamente. L'esercizio deve essere una sfida, dicono dalla regia. Per quello, nel senso il dosaggio, no? Se è troppo facile, se non è niente che ingaggi il paziente nel fargli capire che è una cosa importante da fare, un esercizio, è un traguardo da raggiungere, anche questa diventa una forma per non motivare il paziente. Benjo, tu che stai guardando, adesso ti mando un link e vieni in trasmissione a parlarne un po', perché non ho mica capito che cosa vuoi dire. Quindi,
preparati. Detto questo, detto questo, su Instagram, Cristi Bia ci dice che il paziente non fa l'esercizio quando siamo noi a non farglielo capire bene. A non fargli capire bene che cosa? L'obiettivo, l'esecuzione, e lui introduce già, o lei? Non riesco a vedere dal foto. Lei introduce già un altro concetto di cui parleremo dopo, ovvero il paziente non fa l'esercizio quando l'esercizio non è adattato su di lui, no? Quindi non gli sto proponendo qualcosa che lo vada veramente a ingaggiare. Allora, adesso facciamo... Vai avanti tu col comizio, che io devo fare un po'. Perfetto. Un po' di cinema qui con... Quindi abbiamo già messo sul tavolo alcune cose. Quindi, per esempio, noi abbiamo la fortuna, e in qualche modo siamo stati, vantiamoci di questa cosa, quasi pionieri in Italia, abbiamo la fortuna, dicevo, di avere la palestra, proprio la vera e propria sala della fisioterapia, quella vera. Siamo stati pionieri, non me ne vogliano l'Angela Scariato e la Stefania Bernardis, ma direi che l'Angela Scariato fin dai tempi non sospetti, lei era assolutamente pioniera in questo. Ma appunto l'avere la palestra è un modo per mostrare e dimostrare al paziente che nel momento in cui viene, sì, è vero che fa terapia manuale per 20-30 minuti, ma poi fa un'altra ora, ora e mezza di trattamento in palestra facendo esercizio. E quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che fin da subito si respira aria di esercizio, esercizio attivo. Qual è il ruolo della terapia manuale? Ne discutevo in questi giorni con alcuni colleghi. Forse il ruolo più importante della terapia manuale, ok, diminuire il dolore nel breve termine, ok, venire incontro a quelle che sono le aspettative del paziente, perché se vado al fisioterapista e non vado allo psicologo, forse non si aspetta che io gli parli per mezz'ora di quali sono le sfere psicosociali del dolore, ma si aspetta che in qualche modo lo tocchi. Perfetto, ma mi serve anche a capire quali possono essere le direzioni, non solo in senso vettoriale, ma le direzioni che deve prendere nel vero e proprio senso della parola l'esercizio attivo, cioè che esercizio potremmo far fare a questo paziente a casa nel momento in cui dovrà andare avanti con quello che abbiamo tenuto in studio. Ecco, in questo la terapia manuale è molto importante, ma questo dobbiamo riuscire a farlo capire al paziente. Quindi qual è l'obiettivo dell'esercizio? Fare in modo che tu continui a fare a casa, a proprio portare avanti quello che è l'effetto del trattamento manuale, effetto che abbiamo ottenuto in studio. L'avere la palestra sicuramente rinforza molto questo aspetto. Quindi siamo contenti di ascoltare subito anche l'Angela Scariato, che potreste forse vedere, eccola qua. Ciao, ciao prof. Benio. Ciao prof. Dai, tutti da una delle prime che in Italia hanno avuto le motorie prima che fisioterapista, come dai, dici la tua, prenditi il palcoscenico. Onoris causa, lavorati. Beh, lavorando con gli sportivi non puoi fare a meno di lavorare anche con l'esercizio terapeutico. Finalmente anche la bibliografia ci dà ragione, insomma, che l'esercizio è un grande farmaco, no? Un grande ausilio terapeutico. Altrettanto quanto la terapia manuale. Non è stato merito mio essere una pioniera, ma grazie ai viaggi negli Stati Uniti ho capito e imparato questa modalità. Quando ho scritto che deve essere una sfida, un challenging, è perché ritengo che bisogna far divertire il paziente, proporgli appunto delle sfide in modo da creare quella compliance che è fondamentale nell'aderenza al trattamento. E hai qualche strategia, oltre a questa, hai qualche altra strategia attraverso la quale in qualche modo catturi il paziente e lo inviti ad essere aderente al piano terapeutico basato sull'esercizio terapeutico, appunto?
parlo tantissimo con loro spiegandogli che l'obiettivo non è creare dipendenza, quindi non hanno, faccio capire che non hanno bisogno di me, delle mie mani on, hands on, ma loro sono principali attori del loro recupero attraverso l'esercizio e attuano un mantenimento della terapia in modo che poi diventino anche autonomi. E questo devo dire che viene molto apprezzato dal paziente, perché capisce che non sei una macchina da soldi, ma vuoi veramente che loro guariscano. Io ho una domanda per... Ho una domanda per l'Angela. Non ho visto una cosa. Sì, esatto, Angela. Dov'è? Da qui in avanti. Recupero subito, ma sai perché? Perché l'altra volta ero da sola col bicchiere e sono rimasta malissimo. Allora adesso recupero immediatamente. Ecco, no, perché l'Angela, oltre che essere una fisioterapista, oltre che essere una paladina dello sport, oltre che essere una fantastica motociclista, è anche un'ottima intenditrice di buon bere. Sì, un'ottima bevitrice sul palato, buona. Intenditrice del buon bere. Infatti ho apprezzato molto, Claudia, i tuoi gargarismi. No, perché oggi ho letto, sai che c'erano un sacco di fake news, e ho letto questa fake secondo cui per dire il rischio di essere contagiato devi fare i gargarismi con il grande giro. Deve essere maggiore di 60 gradi, quindi insomma, considerando che la grappa è 40. Esatto, c'era anche l'altra cosa che sulla grappa che non andava bene, per cui vabbè, noi non... e niente. Controllo un attimo un giro di commenti intanto che la Benjo si versa l'aperitivo. Chiedono la regia, secondo chiunque ha voglia di partecipare con noi, intanto è arrivato il nostro Power Pink, dottoressa da Roma con furore. Quindi il Papa ha finito di parlare. Ci chiedono quanto influisce il contesto dove si esegue l'esercizio. Qui parto subito io a dir la mia, così democraticamente parlando. È importante, allora, secondo me, nel momento in cui tu non fai vedere al paziente che hai una palestra, dico per forza palestra intesa 100 metri quadri, però comunque uno spazio dedicato agli esercizi, uno spazio che tra l'altro viene vissuto. Perché se tu hai una palestra, uno spazio con attrezzi vuoto, dove non c'è nessuno, non ci sono fisioterapisti, non ci sono altri pazienti, è difficile far passare il messaggio che per te è importante, prima di tutto per te inteso come fisioterapista. Io noto tanti fisioterapisti in giro parlare di esercizi terapeutici e poi vedere i loro studi ridotti a uno stanzino con due elastici appesi. Mi chiedo quanto da un punto di vista di un paziente possa essere credibile, no? Si dice che non bisogna giudicare, adesso io spero di non offendere nessuno, ma se io andassi da un dietista e lo trovassi in qualche modo, adesso dicono sovrappeso, insomma sì, farei un attimino fatica a superare l'impatto del il calzolaio che va in giro con le scarpe rotte, no? Diciamo così. Per cui secondo me è importante anche che messaggio si passa, no? Perché così come l'effetto placebo è condizionato da fattori di contesto, per cui un paziente può risentire positivamente di un trattamento, questo ce ne parlava Fabrizio Benedetti già alla prima edizione del corso che fece con noi 2 anni fa, anche solo dalla facilità, per esempio, con cui trova parcheggio, no? Dalla pulizia, dall'aspetto estetico dello studio. Di contro mi viene da pensare se io dico al paziente l'esercizio terapeutico è importante, ma non ho una palestra, e come dicevi tu prima, ci dedico gli ultimi 2 minuti del trattamento. Ecco, il problema probabilmente è proprio quello di dire quanto conta e in che misura conta. Credo che
che sia difficile misura di quanto conta, ma soprattutto poi sia difficile riuscire ad avere un criterio in qualche modo. Bentornata Benjo, ti abbiamo rimesso online, e quindi sia difficile in qualche modo dire quanto conti, quanto si possa misurare e soprattutto capire con quella persona specifica quale debba essere il fattore di contesto che meglio funziona. Perché ci può essere la persona che ama di più uno spazio minimalista con attrezzatura high tech, così come invece ci può essere la persona che preferisce i pesi liberi, che siano il ferro da stiro piuttosto che l'ultimo modello super ammortizzato di macchinario. Quindi questo credo che sia difficile. Io, almeno quello che noi abbiamo fatto all'interno della nostra struttura, è caratterizzare la struttura con la nostra personalità, cioè costruirla intorno a noi, ma mettere un ambiente, e sono sicuro che c'è anche qualche paziente che ci sta ascoltando, e sarebbe bello, che anche i pazienti, se volessero intervenire nella discussione, il fatto che all'interno di questa struttura si possa comunque capire che è una struttura allestita secondo quelli che sono i nostri anche gusti, le nostre attitudini, ma dove il protagonista non è il fisioterapista, bensì il paziente. Cioè il centro dell'attenzione deve essere il paziente, focalizzato su di lui. Per esempio, noi non abbiamo appeso assolutamente gli attestati dei vari corsi che possiamo aver fatto, per una serie di motivi. Sicuramente anche perché non abbiamo abbastanza muri per poterli riempire con tutti, siamo in 5 che lavoriamo qua dentro, quindi pensavo che dovessi allontanarmi un po'. No. Però la cosa più importante è: non importa chi sono io, importa chi è la persona che in questo momento sta venendo a ricevere le nostre cure, e importa che quindi all'interno di questo contesto quella persona capisca che quell'esercizio che abbiamo scelto non è scaricato da YouTube, ma è un qualcosa che abbiamo costruito come se fosse un abito, proprio tessuto e costruito su misura per lui. Come facciamo a sapere se è giusto? Ricordando, se il paziente sta peggio e l'obiettivo era farlo stare meglio, devo cambiare esercizio. Qualcosa in quell'esercizio devo cambiare, se non l'esercizio in sé, il dosaggio, la frequenza e quant'altro. Facciamo fatica a avere questo senso autocritico, cioè fare una meta-analisi di quello che è il nostro operato. Troppo spesso facciamo fatica a fare questo, ma dobbiamo essere più onesti con noi stessi, credo, alle volte. E ogni tanto faccio proprio fatica a fare questo, personalmente. Apro un piccolo spin-off in base ai commenti e un pochino ai contributi che stanno arrivando. Volevo dire comunque a chiunque, se vuole intervenire in trasmissione, quindi dal vivo, lo faccia, mandiamo il link, come abbiamo fatto con l'Angela, in modo che possa partecipare. Esatto, avere i vostri 3 minuti di ribalta e magari ci sono tanti, stanno arrivando tanti commenti, ci rendiamo conto che magari uno possa aver voglia di avere un minuto in più per parlare meglio, esprimersi, per cui vi diamo un attimino questa possibilità. Volevo dirti, apro lo spin-off della prima seduta. Perché sono arrivati un po' dei commenti, no, su questo. Ad esempio su Instagram Raffaele ci dice: se però il paziente si aspetta un trattamento manuale e sono alla prima seduta, per ingaggiarlo forse vale la pena dargli tra virgolette quello che si aspetta e poi dalla seduta introdurre l'esercizio attivo. Tengo un attimo da parte questo commento perché di là c'è scritto il nostro buon Fede che ci chiede quali strategie usiamo per convincere, sempre tra virgolette, il paziente a fare anche un'ora di palestra già dalla prima seduta. No, non gli diamo alternative. Non gli diamo alternative, esatto. È molto semplice. No, allora, due aspetti. La prima è che, almeno io da quando lavoro con te a livello di clinica, ho notato questa cosa, che c'è una sorta di selezione all'origine dei pazienti. Cioè, i pazienti che vengono in clinica da noi, quello si aspettano, no? Infatti, cosa è successo settimana scorsa quando abbiamo iniziato a fare il giro di chiamate dei pazienti, no? Dopo un pochino che avevamo chiuso, cosa ci siamo sentiti dire da più persone? Mi manca venire in palestra a fare esercizi con voi. Nessuno ci ha detto mi manca il trattamento manuale, no? No.
qualcuno, ma mi manca anche il trattamento manuale. Esatto. Nessuno che abbia detto mi manca solo il trattamento manuale. Quindi in qualche modo negli anni, probabilmente sapendo che qui si lavora in un certo modo, c'è anche una selezione all'ingresso. Chi viene qui sa che non riceve, non viene qui per ricevere, non lo so, la terapia fisica, ad esempio, ma viene qui per far palestra, per fare esercizi. E il secondo aspetto riguardo a questo tema è come facciamo a convincerli, glielo facciamo fare base. No, già in prima seduta, se in prima seduta, dopo la valutazione iniziale, mi avanzano 10 minuti, 15 minuti del tempo che mi sono data per valutare il paziente, se devo scegliere cosa fare in questi 10 minuti, probabilmente gli faccio già fare degli esercizi. Spesso e volentieri qui da noi succede questo. Chiaramente, se è possibile, nel rispetto della fase clinica, nel rispetto della situazione di patologia, di problema del paziente. Però questo è quello che succede. È la prima cosa, e tra l'altro lo spazio della palestra è la prima cosa che un paziente vede entrando, no? Sì, non perché c'è quasi apre la porta e finisce direttamente in palestra. Un altro messaggio a proposito di sala d'attesa che noi utilizziamo per far capire quanto per noi è importante l'esercizio terapeutico è: il paziente arriva, non si siede mai sulle sedie in sala d'attesa. Viene direttamente in palestra, è arrivato 5 minuti prima, è arrivato 10 minuti prima, deve comunque cominciare da un trattamento manuale. Quei 5-10 minuti, invece di passarli seduti sulla sedia in sala d'attesa, li passa seduto sulla cyclette in palestra, piuttosto che cross trainer, piuttosto che un altro genere di attività, una carrucola, un qualsiasi altro tipo di esercizio. Muovendosi, l'importante è muoversi. Perché poi ti faccio parlare, intanto leggo i commenti, perché il paziente deve sperimentare con te davanti, quindi nello setting terapeutico, che l'esercizio funziona, se no, esatto, non lo fa a casa. Se esatto, tu gli dai un esercizio dosato, adattato... Sei brava. Sono brava? Sono tutti i soldi che ho speso per farmi studiare. C'è che leggo i commenti, va avanti tu col comizio. È proprio questo, se l'esercizio funziona, il paziente lo fa. Ha ragione Raffaele, il paziente si aspetta la terapia manuale. Guai non fargliela in prima seduta, guai! Il che non vuol dire che gli faccio solo quello. La classica domanda a fine valutazione è: ha ancora un po' di tempo da passare qua con noi? Perché vorrei farle fare qualche cosina in palestra con i miei colleghi. E i pazienti perché si aspettano di fare gli esercizi qua da noi? Perché hanno visto che funziona di più della ionoforesi. È molto semplice. Perché noi non facciamo la ionoforesi e facciamo l'esercizio? Perché è stradimostrato che funziona di più. Bisogna sapere selezionare quale esercizio con quale paziente, in quale momento, e questo è difficile, è qui che sbagliamo. Sbagliamo anche noi spesso. Dobbiamo capire con la meta-analisi dove, quando e perché abbiamo sbagliato. Faccio una carrellata di commenti. Vai. Che nel frattempo, mentre tenevo il comizio, sono arrivati. Alessandra ci dice che è importante far capire che il paziente è responsabile del proprio benessere, no? E quindi qui torniamo all'aspetto attivo, dell'essere parte attiva del proprio percorso di riabilitazione. E altri contributi che sono arrivati. Alessia dice che, come dice McGill, il paziente deve essere di nuovo partecipante attivo del proprio processo di guarigione. Io dico sempre al paziente che dobbiamo fare un lavoro in equip, e in genere il paziente pensa che l'equip si riferisca al medico che magari l'ha inviato, se l'ha inviato un medico, o al medico da cui noi l'abbiamo inviato, se l'abbiamo inviato a un medico per fare una valutazione. Ma gli dico: no, guarda che quando parlo di equip parliamo prima di tutto di tu e noi. Questa è l'equip da cui cominciare. Perché, guariscimi, mai guarito nessuno, io non ho mai guarito nessuno. Posso aver aiutato qualcuno a fare in modo che guarisse, anche perché noi qua possiamo dirlo, trattando di disfunzioni muscoloscheletriche, non trattiamo malati. In questo periodo possiamo proprio dire che non trattiamo malati. È anche il motivo per cui abbiamo chiuso, sostanzialmente. Per cui, davvero è importante che il paziente capisca che deve curarsi. Andiamo pure avanti. Sì, altri contributi sono, Marco dice giustamente: non tutti hanno la palestra da usare come fattore contestuale, esatto, c'è questa difficoltà, soprattutto se uno lavora presso quei centri che poliambulatori ed è lì
tot ore al giorno, tot ore a settimana, e nel poliambulatorio, nella clinica, gli viene dedicata una stanza, e questo è chiaro. Allora lì non ti può giocare la palestra come luogo fisico, in termini di fattore contestuale, però allora lì lo giocano gli altri aspetti di cui abbiamo parlato, quindi quanto tempo dedichi tu all'esercizio, quanto tempo fai dedicare al paziente nel fare esercizi, di che strumenti ti doti, qual è la prima cosa che In devi genere, fare. questi sono quei setting in cui sono strutture private convenzionate, quindi si lavora in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. La mia esperienza di coordinatore all'interno di una di queste mi fa ricordare il fatto che possiamo avere due setting, uno che è quello della clinica privata convenzionata, che è molto contenta di erogare quel servizio detto ai miei tempi era il 93.11.3, ovvero riabilitazione motoria in modo leso semplice di gruppo, ovvero la fisioterapia di gruppo. Bene, perfetto, voglio fare i gruppi. Perché? Perché nell'esercizio attivo possono lavorare anche fino a 4, 5, 6 persone contemporaneamente. Di gruppo non vuol dire che ci mettiamo tutti lì e facciamo questo, ma ognuno ha il proprio programma che abbiamo elaborato nel tempo e quindi si va avanti. Quindi non esercizi di gruppo, ma esercizi in In gruppo, gruppo, ma individuali. Per assolutamente. cui è bello anche che un paziente, quando hai lì 4-5 pazienti, ognuno col proprio esercizio, c'è comunque uno scambio, cioè la palestra diventa un luogo da vivere, non da subire, ma da personalizzare. Vengo nelle stesse ore, incontro le stesse persone, sono motivato a fare chiaramente amicizia, diciamo, comunque a condividere situazioni, condividere pensieri, condividere emozioni legate al dolore. E giustamente dicono dalla regia il paziente deve avere la possibilità di ripeterli a casa, quindi comunque devono essere esercizi facili e riproducibili. Assolutamente d'accordo, ci trovo E qua assolutamente ci viene il d'accordo. secondo setting di cui parlavo. Parlavo della clinica oppure la struttura privata che ti dà uno stanzino. Bene, ma se io ho, supponiamo, le famose 10 sedute. Benissimo, di queste 10 sedute, quante ne ho dedicate a fare solo esercizio con me presente lì, in modo che in un setting che esattamente riproduce quello che è quello di casa, ti do quegli esercizi che tu rifarai a casa e passiamo la mezz'ora, 20 minuti a fare solo questo. Questo è molto importante perché questo ci permette di mostrare e dimostrare al paziente che non siamo solo chiacchiere distintivo, ma che stiamo loro l'esercizio. Adesso, se riusciamo ad avere in diretta un L'Anna. altro, tra virgolette, pezzo da 90 dell'esercizio terapeutico, vediamo se Le riesco. ho mandato un Mi ha WhatsApp. mandato tutto grande, perché io Sì, stavo le ho mandato un impazzendo. WhatsApp alla Nina Ghiglione. Perché intanto sono arrivati altri messaggi, altri contributi, domande veloci. Quanti esercizi date a casa? Lo diceva anche una pubblicità tempo fa, 3 is the magic The number. magic number is Di solito ne what? diamo 3 perché pensiamo che 2 siano pochi, 1 non serve a niente e 4 o 5 iniziano a diventare troppo importanti nella gestione quotidiana. Per cui di solito 3. In media, diciamo, perché chiaramente se arriva un acuto post-operato non gli do uno, perché magari è quello che riesce a fare e quello gli devo dare, sarebbe criminale fare diversamente, dargliene di più solo se il paziente è realmente motivato e dice ma posso fare qualcos'altro, oppure se il problema richiede un approccio da più punti di vista, cioè la butto lì proprio banale banale, ho un problema al piede, ho bisogno di lavorare anche sull'anca. Ciao Anna! Ciao Anna, è Ciao, arrivato anche che piacere vedervi e sentirvi. Ah, Ho delle eccola, come domande. stai? Ok. Eccoci qua. E Bene. per concludere quello che dicevamo adesso, attenzione, non è che il paziente non fa gli esercizi sempre solo colpa nostra. Può essere anche il paziente particolarmente pigro che tende a non fare piuttosto che fare. Esistono quelle persone. Bene, allora se gli do tre esercizi,
almeno uno sono sicuro che me lo fa, insomma, ho più probabilità che me li faccia, ecco. Quindi. Più tosca una gota, nemmeno più tosta, come si dice in Liguria. Rispondo al volo un'altra, perché io voglio fare una domanda all'Anna in qualità di esperta in argomento, che abbiamo ricevuto con Alessia, che chiede chiediamo gli esercizi con frequenza quotidiana. Dipende se stiamo lavorando sulla forza resistente, no, 3 volte a settimana, 4 volte a settimana, quindi questa è anche una motivazione al paziente di fare progressione in modo da liberarsi un pochino dal discorso dell'assillo quotidiano dell'esercizio, chiamiamolo così. Anna, quando ci sei voglio farti una domanda. Da. Non ho capito cosa stai dicendo. Vi presento Anna Ghiglione. Allora, intanto io presento al pubblico Anna Ghiglione, che oltre che essere una cara, carissima amica da sempre, penso... No, io sapete quando l'ho conosciuto? L'ho conosciuto insieme all'Angela Scariato. Eravamo al corso di morte insieme, Kino Schumacher. L'Anna, prima di essere fisioterapista, è isetina. Quindi parlando di esercizio attivo penso che abbia, come dire, qualche cartuccia da poterci mostrare. Quindi Anna, ti lascio la domanda di Claudia. Ci senti adesso Anna? Ti sento un po' lontana, ma ti sento. Per okay. Forza, noi siamo a Varese, tu sei a Santa Margherita. Ci sono gli Appennini Liguri in mezzo, per forza ci senti lontana. Ti sento metallica, per quello che no, fatica. La mia domanda è questa. Parla tanto di... la connessione d'Anna. Tutti, poi se riusciamo a andare via messaggio. Si parla tanto ultimamente di esercizio con dolore, ovvero quando serve... il paziente fa esercizio anche vivendo un'esperienza di dolore, anche se questo in qualche modo richiama un attimino il suo dolore, la letteratura ci sta dicendo che c'è una categoria di pazienti in cui questo diventa importante per riuscire a raggiungere gli obiettivi terapeutici, no? Quindi stiamo parlando del dolore del paziente cronico, il paziente sensibilizzato, che tendenzialmente nel nostro immaginario ha degli atteggiamenti, ha una stile di fear avoidance, cioè dell'esercizio, e quindi è il paziente che A va invogliato, B va invogliato a fare esercizio, anche se questo in qualche modo, in parte, richiama la sua esperienza di dolore, perché se ci limitassimo a non elicitare il dolore durante l'esercizio terapeutico, adattamento allo stress. E allora la mia domanda è questa. Come dicevo prima, noi tendenzialmente pensiamo al paziente sensibilizzato, al paziente cronico, come a un paziente che tende al levitamento da paura, alla fear avoidance behavior, descritta in letteratura. Ma come possiamo regolarci con i pazienti con dolore cronico, sensibilizzati centrali, ma che di contro sono degli overachiever, quindi quelli che ti dicono... Al più si fa bene. Però comunque tu sai che in un sistema sensibilizzato, cioè in un orecchio che dopo un concerto al fischio, non vado a rimettergli un'altra cassa che gli pompa nell'orecchio. Come ci si regola con questi pazienti? Come vi regolate voi negli overachiever sensibilizzati? Vediamo se qualcuno ci racconta qualcosa. Io vorrei sapere l'Anna cosa ne pensa. Sei online in diretta. Cosa ne penso? Mi senti? Sì. Oh, forte e chiaro. Sì, forte e chiaro. Ciao carissima. Allora, forte e chiaro. Allora. Sprizzo clock. Cosa ne penso? O come ti comporti? Cos'è? La tisana. Beh, dai. Quasi ora di andare a nanna. Alcolici stasera. Ah.
Bello la domanda. I pazienti tante volte arrivano da noi perché hanno un male incredibile, non sanno più come gestirlo, o hanno anche brutte esperienze passate di persone che magari ne hanno approcciate in maniera un po' troppo violenta. La cosa che è importante che noi gli facciamo capire è che il movimento è vita, fondamentalmente, che l'immobilità crea ancora più dolore. Quindi è fondamentale dargli delle esperienze anche semplici di piccoli obiettivi da raggiungere, con anche dei compiti a livello casalingo, di provare a fare dei piccoli gesti, delle piccole cose anche al di fuori dell'ambito terapeutico, in modo che prendano coraggio e credano di nuovo nel riuscire a mettersi in gioco e recuperare. E questo può essere un bel aiuto, perché poi ti torna in studio e ti dice però ho provato, non ho avuto così dolore, ma magari è un movimento stupidissimo con il braccio appoggiato sul tavolo, invece che tenendolo sollevato. Oggi sono stata contattata da una signora, perché poverina era in terapia in un'altra località e ha dovuto trasferirsi nella sede di residenza ed è rimasta fregata, tra virgolette, operata alla spalla neanche un mese, quindi è in crisi nera perché ha un male terribile. Ma sapete da dove mi telefonava? No. Dall'orto. E mi chiedeva come mai guidando le faceva male la spalla. 3 settimane che ho operata, non è mia paziente, e mi ha chiamato disperata perché appunto le risolvessi un po' la situazione. Quindi vedete, c'è il paziente che sovraccarica e c'è quello che invece non muove una tazza perché fa il malato. È un po' quello che dico sempre in tante situazioni, è il punto di vista quello che è importante, cioè come tu vedi una situazione. Cambi il tuo punto di vista e la situazione cambia, però il problema rimane sempre lo stesso, solo che lo vedi con occhi diversi. Quindi penso che sia tutto lì, diciamo, il nocciolo della questione, fargli vedere una cosa che sembra invincibile, insuperabile, in un occhio, in una veste diversa, come una cosa praticabile. Io vorrei toccare un altro punto che secondo me è cruciale in questo momento. Sicuramente capire i meccanismi del dolore che ci sono dietro al paziente è fondamentale. I commenti che arrivo, qui fa ridere, vai, scusa. Ma poi dopo leggiamo i commenti. No, però volevo dire una cosa sul discorso che il paziente spesso tende a non elicitare il dolore perché ha paura del dolore. Era Gerty Kromwitz che diceva che la paura del dolore fa più danni del dolore in sé. La paura del dolore è ciò che facciamo intorno al dolore, fa più danni del dolore in sé. Il problema è proprio quello, la paura del dolore, tante volte. Mi piace molto a me prescrivere al paziente, quando la condizione clinica lo consente, che è l'85-90% dei casi, dire al paziente un dolore tollerabile, e lo decidi tu quant'è un dolore tollerabile, purché passi, quando hai finito di fare quell'esercizio, quella cosa che stai facendo, è qualcosa che non mi spaventa. Faccio vedere, prima di tutto a me quel dolore non mi spaventa. Se non mi faccio spaventare io dal dolore e lui fa quell'esercizio, quella cosa davanti a me con dolore e vede che io non mi spavento, gli sto infondendo quella fiducia di cui ha bisogno, quella speranza di cui ha bisogno. E sottolineo sempre la parola speranza, perché voglio sempre utilizzare le parole di Fabrizio Benedetti, che ha scritto un libro che si chiama La speranza è un farmaco. E in questo senso, quindi, se noi siamo i primi ad avere paura del dolore del paziente, abbiamo perso in partenza, perché attenzione, invece che dare un effetto placebo, non voglio pretendere di arrivare a questo, mi piacerebbe tantissimo, ma stiamo dando un effetto nocebo, che è esattamente il contrario, cioè prima un nonno c'era, dice prima un nonno c'era, era quello che dicevano i latini, quindi questa è la prima cosa, quindi non spaventiamoci se non è necessario, non c'è mica, cioè, se anche si è spezzato un femore, se viene da me, se l'ha spezzato 2 mesi fa quel femore, mica succede niente. Spezzassi tu il femore. No, e riguardo a quello che dicevi tu, è anche un modo per far, cioè il modo, l'approccio di cui parlavi, no? Cioè, se c'è dolore, purché sia tollerabile, e altre caratteristiche, altri diciamo criteri che utilizziamo noi in clinica, fanno capire anche al paziente che tu non gli stai imponendo. Cioè, la terapia manuale a volte è qualcosa
che può essere risultare imposto, no? Che parlava della licenza di toccare. A volte Patrick, il paziente non ama il fatto che tu abbia questa licenza di toccare. L'esercizio terapeutico è un po' più democratico, o comunque può essere reso molto più democratico nel momento in cui tu fai capire al paziente che hai il rispetto del suo dolore, che vuoi proporgli qualcosa, ma che comunque questo qualcosa non deve essere una violenza. È lui che decide. È lui che mi fa, non che decide, però mi fa capire quali sono i limiti per lui. Quindi poi sono limiti che, come un tiro alla fune, lui sposta un po' più avanti, io provo a guadagnare, il contratto terapeutico è un po' più gestibile in una palestra, secondo me, rispetto a paziente lì nel lettino e faccio della terapia passiva. Commenti, vediamo, vai Claudia, leggi. Allora, intanto se l'Anna vuole aggiungere qualcosa. Sì, che ci sono comunque anche due tipologie di pazienti. Ci sono quelli che non amano essere toccati, ma quelli che invece vogliono essere toccati e maneggiati magari con violenza e non apprezzano e non capiscono quello che tu fai, soprattutto nelle fasi iniziali di un approccio molto dolce. Quindi bisogna anche capire chi abbiamo davanti e cercare di farlo ragionare, perché non è sempre così facile. C'è quello appunto che non detesta il tocco, ma anche perché ha problematiche magari psicologiche un po' pesanti e che quindi ne viene da una situazione anche dell'ambito familiare un po' particolare, quindi non ama il tocco perché ha un risentimento suo interno profondo, e lo vediamo immediatamente quando arriva, sta lontano, sempre questi atteggiamenti chiusi, con le braccia conserte. Già il linguaggio corporeo per noi è importante da quando entra dalla porta. E poi quando iniziamo il trattamento, il nostro approccio deve essere molto friendly, molto amichevole, ma nello stesso tempo professionale. Perché non si può essere amici, bisogna essere professionisti. Quindi, come in tutte le situazioni di panico, no? Mi piace dire, non bisogna mai perdere di vista qual è la situazione e quindi dare delle direttive. Io sono quello che in quel momento deve dirigere le tue azioni, ti devo dare informazioni precise, non ti devo dare false aspettative, ma devo anche metterti davanti a quelli che possono essere i limiti o, diciamo, problemi che possiamo trovare sulla nostra strada, ma in maniera molto tranquilla, molto chiara, perché se non c'è informazione non possiamo andare avanti, perché incominciamo a chiudere delle porte. Quindi informare il paziente con onestà e senza terrorismo, ma molto sinceramente, dobbiamo dirgli la verità. Poi gradatamente affrontare la situazione insieme con domande, con riflessioni, e stando attenti anche a mantenere quel rapporto comunque di fiducia, ma da professionisti. Alla fine del trattamento andiamo magari a prendere l'aperitivo assieme, ma mentre io ti tratto voglio che il nostro rapporto sia ben diverso e ben diviso, ma per una questione di fiducia. Tu devi metterti nelle mie mani e avere fiducia di me. Se sei l'amico, il vicino di casa ha più fiducia di te. È vero. Come che nessuno è profeta in patria. Sì. No? E sempre dalla Liguria arriva a supporto di quello che stava dicendo Anna adesso, il contributo della nostra cara Adele, che dice che bisogna riuscire a guadagnare la fiducia del paziente, e un modo per farlo è proprio capire il paziente che è davanti, quindi settare il tuo linguaggio verbale, non verbale, il tuo linguaggio comunicativo e professionale sul paziente che hai davanti, che sia un paziente da spingere, un paziente invece un po' più da frenare, un paziente un po' più acuto, un po' più cronico. Devi un pochino settare i messaggi che passi. Non vorrei far cadere nel dimenticatoio il commento di Iari Salvatelli, il quale ti dice: sì, ma lo sai che un uomo fra due lame fa la figura del salame. Direi che è un contributo importante alla conversazione. Mi mancavano le perle di Iari, dello Iari. E chiedono qui da queste parti come se si utilizzano delle metafore per spiegare al paziente gli esercizi, o non per spiegare al paziente gli esercizi, per ingaggiare la compliance del paziente, se c'è qualche immagine che più frequentemente utilizziamo per far capire al paziente quanto è importante l'aderenza a un trattamento di tipo attivo. Allora, metafore ne utilizzo tantissime,
più per spiegare, ho avuto un maestro, ho avuto la fortuna di avere un maestro in questo, nella mia vita professionale, che è Lorimer Mosley, che ha scritto anche un libro su questo, The Painful Yarns, cioè le novelle dolorose, dove non fa altro che raccontare delle metafore che lui utilizza. Nello spiegare il dolore, che cos'è il dolore, perché il paziente lo vede sempre da un punto di vista negativo, il dolore, no? Invece il dolore è qualcosa di bello, di utile, finché funziona. Alle volte non funziona, allora spieghiamo che è la spia della benzina che si accende quando hai appena fatto il pieno e non hai il serbatoio bucato, quindi è una metafora che utilizzo spesso questa. Ma non solo per spiegare il dolore, lo utilizzo per spiegare tante situazioni. Per quanto, questa è la mia esperienza, quello che io utilizzo di solito, più che utilizzare una metafora, utilizzo delle similitudini. Do sempre un nome all'esercizio, in modo che il paziente se lo ricordi facilmente e abbia quel nome. Il pendolo, il tergicristallo, l'autostop, manda al diavolo la persona. Dare un nome all'esercizio. Quell'esercizio lì ha un nome e lui se lo ricorda. E un'altra cosa che... Questa è una strategia che uso e che continuo a usare perché ho visto che funziona, anche per portare il paziente più sull'approccio attivo rispetto a un trattamento passivo. Faccio un pochino questo esempio. È come quando tu hai una carie e vai dal dentista. Il dentista ti cura la carie, ti fa la pulizia dei denti, fa tutto quello che deve essere fatto, l'otturazione, adesso non lo so. Però poi la domanda che faccio al paziente è: com'è che conclude di solito il dentista la seduta? Di solito ti spiega come devi lavarti i denti per evitare che ti venga di nuovo un altro problema ai denti, un'infiammazione, una carie, eccetera, eccetera. Non ti invita ad andare da lui per lavarti i denti 3 volte al giorno, ma ti spiega come farlo a casa. Ti dà gli strumenti perché tu da solo possa gestire a casa i tuoi denti, in questo caso, per evitare che venga di nuovo il problema. E questo il paziente lo percepisce bene, gli faccio un paragone. Il fatto che il dentista ti spieghi come lavarti i denti, che tu a casa rispetti quello che ti ha detto il dentista, è un po' come quando noi ti diamo degli esercizi che poi tu vai avanti a fare a casa. Serve per evitare che tu debba venire sempre da noi per avere qualcuno che ti curi. In questo modo sei tu il primo a prendersi carico della propria situazione e a gestirla nel migliore dei modi. Questo vedo che funziona. Vediamo cosa usa. Sì, esatto. Non so, guarda, sono arrivati altri contributi utili per la comunità. Sì, chiaramente il nostro amico Joe ci dice che la dialettica viene anche con l'esperienza, e spesso la facciamo noi più complicata del previsto, no? Che un po' ricordandoti a quello che dicevi prima, usare delle mani, il tercicristallo aiuta a farla semplice. Tante volte, se diciamo al paziente pronazione, elevazione, questo, quell'altro, diventa difficile far capire al paziente, per rendere l'esercizio alla portata del paziente. Vediamo, abbiamo nuovi commenti, sempre in tema di motori. Ah, ecco, arrivano altre metafore da utilizzare, chiaramente questo arriva dalla Belgio. Dice che se lasci una moto ferma in garage e parti per l'Australia, probabilmente torni e la moto non riparte. Quindi il fatto di andare avanti per evitare che il motore si inceppi, e dice anche che invece, appunto, se la moto la fai girare fino a tutti i giorni, questa moto continua a essere funzionale. Non so perché, ma l'esempio della moto mi piace, brava. La possiamo sfruttare, poi sì. Ognuno ha il suo bacino. C'è un'altra persona che ci sta facendo con onore visita, ma non ha attivato il microfono e la videocamera, ed è Firas Murad, anzi Mrad, segnato che si dice in questo modo, nonché vicepresidente del GTM,
tra parentesi, oggi al signor Murad hanno scritto una lettera in risposta a quello che ha scritto insieme a buon Filippo Maselli. Stiamo prendendo le sue difese. Firas, se ci senti, vediamo se riusciamo a farlo entrare. Eccolo lì! Firas, ci sei? Sei online. Buonasera. Oh. Ciao. Ero sommerso a leggere un po' di mail mentre vi ascoltavo. Distraiti un po' con noi, dai. Allora, dai, quante cazzate abbiamo detto? Fatemi un riassunto, per cortesia. Abbiamo parlato di esercizio. Esercizio terapeutico e la compliance del paziente, cioè quando l'esercizio terapeutico non viene svolto dal paziente, per esempio, quando l'esercizio terapeutico deve essere svolto con dolore, perché e come? Quali sono i tuoi, la tua opinione? La tua idea? Le strategie che utilizzi per motivare i pazienti? Ma allora dirò qualcosa che sicuramente è scontato, ma che poi sostanzialmente è quello che applico nella mia pratica clinica. E credo che l'aspetto più importante per ottenere la compliance nel paziente, nella prescrizione degli esercizi, nell'esecuzione, era come voi stavate parlando, era proprio cercare di migliorare quanto possibile la comprensione e quindi la partecipazione del paziente nella condivisione della scelta della strategia che andiamo a proporre. E quindi è fondamentale spiegare il perché, responsabilizzarlo e sicuramente usare l'ausilio anche di strumenti che possono facilitare poi la riproduzione di quello che noi chiediamo al paziente. Cioè nel 2020 basta fare un filmatino col telefono, mandargli un WhatsApp video e penso non ci sia nulla di che. È ovvio che la prescrizione che noi facciamo deve essere ovviamente assolutamente personalizzata al soggetto, comprendendo anche la sua volontà, le sue capacità e la motivazione che ha nel farlo. La motivazione, abbiamo già detto, che in parte spesso è colpa nostra, secondo me, perché non spieghiamo, non riusciamo forse a trasmettere a sufficienza quanto è importante questa strategia che noi gli proponiamo, anche perché il paziente viene da noi, quando viene da un fisioterapista pensa semplicemente che questo andrà a farsi massaggiare, andrà a farsi manipolare, andrà a farsi fare due trazioni, quando in realtà... Poi voglio dire, due strocchioni glieli vorrai tirare. Quello sempre. Non si neanche un condannato a morte. No, battuta a parte, è ovvio che l'intervento è praticamente sempre multimodale. Chiaramente la capacità del clinico è dosare, decidere in modo condiviso col paziente la posologia dei vari interventi o strumenti che utilizzeremo nel nostro trattamento. Io in prima seduta, tipicamente a prima visita, è proprio un'ora in cui col paziente, ovviamente oltre alla corta anamnestica e eventualmente all'esame fisico, è ovvio che c'è una grossissima parte in cui educo, spiego cosa faremo, quali sono gli obiettivi, ovviamente lo responsabilizzo sulle cose che sulla parte di trattamento in cui lui deve essere particolarmente partecipativo, e chiaramente la scelta poi è sua, nel senso che chiaramente al paziente dico chiaramente: se lei vuol venire a fare gli esercizi con me, secondo me spende soldi per nulla e io mi rompo le scatole a guardarlo un'ora. Se invece si dà una mano e dà una mano a me, io cercherò di vederla il meno possibile, spenderà meno soldi e vedrà che riusciremo in minor tempo a guarire. Quindi la responsabilità anche sua. Un altro aspetto importante che secondo me consideriamo poco è che purtroppo noi fisioterapisti crediamo di essere preparati, ma in realtà ci basiamo molto il nostro intervento su conoscenze che ormai sono vecchie di 20 anni in ambito psicologico, e che alcuni aspetti del dominio psicologico del paziente sono determinanti per comprendere quali strategie poi proporre al paziente. Faccio un esempio: il locus of control, che in tanti master di terapia manuale viene insegnato, di cui veramente non viene insegnato il significato reale di cos'è, sappiamo che è un costrutto che il paziente sviluppa nella sua età, insomma da bambino, e chiaramente dipende molto dal contesto in cui cresce. L'esempio classico è
bambino che, a cui i genitori hanno sempre rimproverato di essere stupido, di non essere capace a fare le cose, avrà un locus of control esterno e potete star lì quanto volete a dirgli di fare gli esercizi, ma è un paziente che si aspetta soltanto trattamento passivo. Quindi sono chiaramente, come tutto, grazie, fortunatamente, della bellezza del nostro lavoro, è la bravura nostra quindi nel comprendere, condividere, comprendere la persona che abbiamo di fronte, condividere la scelta con lui, perché poi alla fine il paziente ve lo dice onestamente cosa pensa e di che farà e non farà, e ovviamente essere in grado di dosare nel modo corretto e personalizzato al paziente i vari interventi che andremo a proporgli, chiaramente poi adottando anche strategie di empowerment quando serve. Ad esempio, un altro fattore molto importante che può aiutarci sono tutti quei fattori di contesto che possono anche in traseduta far comprendere o aumentare la consapevolezza del paziente sulla potenza delle strategie attive. Non so se sono stato chiaro. No, io non ho capito niente perché era troppo difficile per i miei due neuroni, però mi sembrava bello, mi sembrava uno che ne sapesse di cose. No, l'unica cosa, no, scherzo, ma no, l'unica cosa su cui condivido nel momento in cui dici, dico al paziente, se vieni qua per stare un'ora con me, mi annoio io, tu spendi più soldi, noi personalmente invece invitiamo il paziente a venire a stare un'ora con noi nella palestra, che però è un fattore di contatto dove può anche condividere con altri pazienti la propria esperienza e che aiuta un pochino anche a modificare quel costrutto di cui si parla, per cui da quello che è un paziente che magari era control può diventare poi una persona che magari sposta un pochino più all'interno quel locus of control, per cui questa è l'unica cosa. Però se diciamo che usiamo la relazione con gli altri pazienti, perché nella nostra palestra si ritrovano sempre più persone contemporaneamente, certo. Di fatto utilizziamo per avere più armi, come diceva Sira giustamente, l'approccio multimodale in palestra, multimodale comunicazione, nello spazio della palestra, no? È chiaro, è chiaro. Allora, poi grazie, qualcuno inizia a parlarci per cento. Allora, io invito ancora un attimino che... per fare... Aspetta, no. Scusatemi. Lascio... Che c'è, no, la ti linea che finire, va un po'... sì, dicevo che è chiaro che tutti questi spunti di cui stiamo parlando, ovviamente poi anche questo è molto importante, sono chiaramente da contestualizzare nel setting in cui noi lavoriamo e soprattutto nelle modalità con cui ognuno di noi lavora. È chiaro che il paziente ormai viene da un clinico perché sa chi è e si aspetta determinate cose. E quindi anche questi sono fattori molto rilevanti da considerare e poi chiaramente so che è scontato, ma poi è proprio il primo contatto che ti e quindi la prima visita che ti dice che persona è di fronte, cosa vuole, certo. Come si comporterà e quanto collaborerà a seconda di quello che gli proporrai. Quindi è chiaro che la prima visita è la chiave di tutto e la nostra bravura ed è la bellezza del nostro lavoro, anche perché noi come clinici siamo privilegiati perché spendiamo veramente tanto tempo con i nostri pazienti, sì. E quindi abbiamo delle grandissime potenzialità di sfruttare ad esempio i fattori di contesto e il placebo anche quindi, che fatto in modo cosciente è assolutamente uno strumento che dobbiamo essere in grado di userò una parola brutta, ma secondo me rende l'idea di manipolare e sfruttare a nostro vantaggio, perché l'obiettivo nostro è rispondere alla richiesta d'aiuto del paziente. È chiaro che da qui, anche quindi basandoci sul setting, le nostre modalità di lavoro, utilizzeremo vari strumenti per riuscire a coinvolgere e, come dicevo, applicare quello che viene definito l'empowerment della persona, quindi la self-efficacy sostanzialmente.
Sì, fantastico. Ne parlavamo a inizio diretta, un pochino della selezione all'ingresso dei pazienti, no? Paziente, tante volte. Quando uno studio, un'attività clinica viene portata avanti da diversi anni, il paziente sa già per fama, per nomea, che cosa riceverà in quello studio e quindi se viene da te sa che tu lavori tanto con l'esercizio terapeutico, se lo aspetta in qualche modo, altrimenti probabilmente non verrebbe da te se si aspettasse solo il massaggino piuttosto che la terapia fisica. Se non le fai, non viene da te. Esatto. Io volevo approfittare adesso per dare il benvenuto anche a Giovanni Casso. Scusami, Simone, perdonatemi. Scusami Giovanni se ho interrotto Simone la tua presentazione. Non ho salutato tutti i presenti, mi scuso, solo che nel leggere le mail Simone mi ha chiamato, sono stato un pochettino sorpreso. Perdonatemi, buonasera a tutti quanti. Ciao Fira, grazie. Ciao. Contributo. Ciao. Allora, presento l'amico e compare Giovanni Cascio, il quale, a proposito di esercizio attivo, perché fino adesso abbiamo parlato solo di esercizio per quanto riguarda i disturbi muscolo scheletrici, lo zio Gio, così, ciao. L'abbiamo già perso. Lo zio Gio è già caduto. Lo zio Gio, zio Gio, ci senti? Non ci sente non più. Ci sente più. Comunque, intanto finisco di presentarlo. È un collega che vive nelle terre un po' più colpite, perché sono le terre della provincia di Piacenza. Non la Valtrebbia in sé, però la città di Piacenza è un po' più colpita da questo evento, e proprio in virtù del fatto che c'è una certa difficoltà nel poter prendersi cura dei propri pazienti, lui si occupa molto di pazienti parkinsoniani, proprio con le TV locali e con le realtà locali stanno mettendo in piedi proprio un sistema per dare degli esercizi online, e quindi l'esercizio attivo dato online a persone che hanno meno possibilità e meno strumenti in un momento in cui non possono sentirsi abbandonati. Quindi ti interrompo. Ciao Giada, grazie a te di aver partecipato. Ciao Giada. Qualcuno inizia a lasciarci. Perché andiamo anche noi che siamo fame. Esatto, adesso è quasi ora di cena. Comunque lo zio Gio poi lo rivedremo venerdì prossimo, perché volevo concludere salutando tutti. Salutiamo anche l'amica Anna. Grazie del tuo contributo. E l'amica Anna, che ha preso parte attiva in quello che fu il primo fisiomoto raduno. 15 anni dopo, venerdì prossimo, parleremo della 14ª edizione del fisiomoto raduno, il 15° anno, ma la 14ª edizione. Sì, diciamo, riassumo un attimo perché qualcuno si è connesso dopo. Saluto l'Anna intanto. Ciao Anna, grazie. Noi abbiamo iniziato questo ciclo di appuntamenti settimana l'altra, venerdì scorso, l'abbiamo chiamato Spritz O'Clock, e abbiamo messo giù un calendario di incontri. Ce ne saranno due a settimana, uno il martedì / mercoledì, mentre rimarrà fisso il venerdì orario Spritz O'Clock. Abbiamo fatto questo perché ci piace l'idea di avere più persone con noi in diretta, un pochino come abbiamo fatto oggi. E in futuro vorremmo che fosse un pochino più, diciamo, organizzata a priori questa cosa, per cui avremo degli ospiti e delle puntate tematiche. In pratica il venerdì saranno sempre ospiti italiani, perché rispettiamo un pochino l'orario dell'aperitivo e dello svacco pre-fine settimana, mentre il martedì o mercoledì l'orario sarà suscettibile di variazioni, perché avremo degli ospiti provenienti da tutte le parti del mondo, per cui un pochino troviamo un orario che vada bene un pochino per tutti i fusi orari. Questo perché tanti amici, tanti docenti, tanti colleghi, tanti collaboratori dall'estero ci hanno chiesto di fare questa cosa, del motivo per cui una settimana fa abbiamo cominciato a farla. In realtà la spinta è arrivata sempre da loro.
il prossimo appuntamento, per cui sarà mercoledì alle 11, giusto? Alle 11 del mattino, orario italiano. Avremo in diretta con noi Tej Dinak, che è un podiatrist australiano con cui in passato abbiamo tenuto dei corsi, che ci ha fatto compagnia per qualche mese qui in Italia, ormai un anno e mezzo, madonna mia, è passato la vita, 2 anni fa, un anno e mezzo fa, e parleremo di, ovviamente, di piede, in particolare di alluce valgo, trattamento con terapia manuale. Di sera prossimo invece c'è il discorso del fisio moto raduno, giusto? Adesso non mi ricordo. Insomma, prossimo, abbiamo messo giù un calendario, adesso la mia memoria non è mai stata. È venerdì prossimo, Spritz O'Clock, fisio moto raduno, saremo collegati in diretta con Giovanni Cascio per l'appunto, Angela Scariato che è l'inventrice, si dice inventrice di questa iniziativa insieme al sottoscritto, e quindi saremo e poi con la Stefania Bernardis di Movita Udine e Giorgio Maceda che è l'organizzatore locale, quindi parleremo del prossimo evento, anzi di riuscire a farlo, ma stiamo pensando che si farà, che è a giugno, e sarà il prossimo 14esimo fisio moto raduno. Scusa se rido, ma c'è chi ha preso questo Spritz O'Clock molto sul serio. Mi è arrivato un messaggio in chat dicendo grazie della compagnia, nel frattempo mi sono scolato una bottiglia di Prosecco, ragazzi. Vabbè, che l'alcol uccide il virus, ma no, va bene così. Va bene. Per concludere e non tediarvi con un elenco un pochino che rimane un po' aleatorio degli appuntamenti, e per chi è iscritto alla nostra newsletter, gli è arrivato ieri sera il calendario di questi eventi che abbiamo un pochino in programma. Per chi lo volesse ci può scrivere, glielo faremo avere, e forse lo pubblichiamo direttamente sulla pagina che facciamo prima, no? Lo pubblichiamo direttamente stasera lo pubblichiamo. Ci siamo organizzati per 6 settimane. Questa è già la seconda in realtà, perché è già da 10 giorni che ci stiamo, 2 settimane ci stiamo lavorando, quindi abbiamo aspettato un pochino che tutti i docenti ci dessero l'ok, un attimino organizzare gli orari, incastrare le agende di tutti, per cui da mercoledì ci si ritrova 2 volte a settimana per le prossime 5 settimane, e poi speriamo basta, nel senso che la quarantena si spera. Speriamo che sia finita la quarantena. Penso che può diventare una sana abitudine, magari non così serrata, 2 volte alla settimana, però possa essere un'abitudine quella di trovarsi ogni tanto tutti insieme. Quello che vorremmo è proprio la partecipazione attiva da parte vostra, quindi venite online, soprattutto su Facebook è possibile, come avete visto, prendere parte attiva. Facebook riusciamo a fare questa cosa fino a 6 persone contemporaneamente. Anche perché tanti docenti hanno poi Facebook come canale, Instagram è un pochino più, però più giovani. Vogliamo bene anche a Instagram, eh? Sì, certo. E ci chiedono se queste erano disponibili, certo che sì, perché poi rimangono registrate sul profilo Facebook. Infatti trovate già quella di settimana scorsa, la trovate nei post, per cui assolutamente sì. E detto questo, abbiamo detto tutto. Io penso di sì. Vi ringraziamo, vi salutiamo. È stato bellissimo avervi ancora qui. Speriamo di rivedervi mercoledì alle ore 11 italiane con Tej Dinak, podiatrist molto famoso perché ha proprio elaborato la propria foot mobilization technique. Penso che parleremo di alluce valgo, trattamento conservativo, ma sempre in una maniera, però sempre con un'idea di fare una chiacchierata, perché sì, perché no, o meglio, forse che sì e forse che no, quindi magari qualche cane da qualche parte vorrà anche partecipare a questo, qualche cagnaccio. Grazie a voi per i commenti. È un piacere, perché ricordiamo lo spirito con cui è nata questa cosa, non è quello di fare formazione, ma è quello di fare condivisione, di passare del tempo insieme, di chiacchierare, di vedere persone che da un po' che non vediamo. Noi manca molto l'aspetto della condivisione in aula del fine settimana, eravamo abituati a fare un corso ogni weekend, per cui ci manca molto, e questo è lo spirito con cui è iniziata questa cosa, è lo spirito con cui continuerà, e chiaramente, vabbè, già che siamo qua ci divertiamo, uniamo l'utile al dilettevole, o come direbbe Giovanni Cascio, uniamo... Aspetta, glielo facciamo dire a lui in diretta, perché adesso prende bene, come diresti Giovanni Cascio?
Uniamo l'utile al dilettevole oppure no, lo cogliamo impreparato. No, non ci sente. Non ci sente. Ci senti? No, Giovanni Cascio non ci sente. Pianeta Terra chiama Giovanni Cascio. Vabbè, la dico io, unire l'utero al dilettevole. Okay. Va bene, dai. Grazie a tutti. Grazie, ciao. Bimbi, grazie a tutti. Facebookiani e anche Instagramiani. Giovane quella roba lì. Ciao Bimbi, a mercoledì. Su questi schermi, Teggidina. Ho fame. Buon appetito. Come si interroga?